Vorrei ringraziare il dottor Enzo Amodeo, il primario della cardiologia di Polistra, per avermi salvato la vita. Sono stati 2 mesi intensi, difficili, che hanno profondamente cambiato la mia vita. Dal 1° febbraio, quando ero in azienda e ho avvertito dolori fortissimi alle gambe, è il tempo di chiamare al telefono il primario di Polistra per dirgli: caro primario, non sono nelle condizioni di camminare. E lui naturalmente nel dirmi: vieni qui da me, ti voglio vedere. L'ecocardiogramma e poi il tampone e il ricovero a Catanzaro per il primo stent di una cardiomiopatia dilatativa da ventricolo sinistro, che è una cosa grave, difficile, è una malattia, come dire, particolarissima, che naturalmente è stata individuata fin da subito dal dottor Amedeo. E poi naturalmente nei giorni passati la decisione presa di comune accordo con il professor Indolfi, che è l'intervento chirurgico per l'installazione di un defibrillatore bypass lo facesse direttamente il primario Enzo Amedeo. Operazione riuscita, ecco perché dico che a Polistena ci sono eccellenze importanti come Amedeo, che sono veramente una risorsa per tutti quanti noi e per la piana di Gioia Tauro. Basta con i viaggi e la speranza, basta soprattutto con come dire, le situazioni di guerra contro chi lavora e chi opera nell'interesse dei cittadini, dei pazienti, delle persone, come dire, che stanno male. In questi anni abbiamo assistito veramente ad una situazione di guerre tra bande all'interno dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria, di medici che volevano diventare primari che non sanno nemmeno tenere in mano un bisturi. Ecco, bisogna finirla. La sanità deve essere affidata a gente capace ed Enzo Amodeo è uno di questi, è uno di quelli che quando io, da direttore di una testata giornalistica che è riconosciuta da tutti quanti tra le più importanti in Calabria, ho chiamato tanti miei amici, colleghi, giornalisti e medici, e la decisione, che comunicando la decisione che volevo farmi operare dal dottor Amodeo, tutti all'unisono mi hanno detto: è uno dei più bravi. E gli stessi medici chirurghi, cardiochirurghi, mi hanno detto: a Polistena c'è un grande professore, un grande primario, si chiama Enzo Amodeo. Non ci ho pensato 2 volte a decidere, non ci ho pensato 2 volte che con lui dovevo fare questo intervento. Intervento che è riuscito perfettamente. Io mi auguro che lui possa rimanere altri anni qui a Polistena, possa rimanere a costruire il sogno dell'emodinamica. Voi dovete sapere che da Polistena ogni settimana 15 persone vanno con le ambulanze al Germaneto, a Catanzaro, e altrettanti vanno a Reggio, e altrettanti non passano nemmeno per la struttura di Polistena per farsi mettere gli stent. Ci siamo? Qui nell'atto aziendale c'è già, ci sono i soldi, c'è tutto. Non si comprende perché i cittadini della piana di Gioia Tauro sono trattati da cittadini di serie D, forse ancora meno. E allora ora basta con questa azienda sanitaria che in questi anni aveva dimostrato solo interesse negli affari. Dare una svolta, e una svolta ci si dà mettendo le persone giuste al posto giusto, i medici preparati, perché basta con tanti medici che conosciamo, che si sono laureati per forza a Messina o nelle varie università, che non possono diventare primari e non possono diventare punti di riferimento per i tanti pazienti della piana di Gioia Tauro. Grazie Amedeo, spero che tu rimanga a lungo a Polistena per realizzare il tuo sogno dell'emodinamica, per dare una risposta ai cittadini e per dare una risposta a tutti quanti noi. Grazie per avermi salvato la vita. L'ho voluto fare così, in diretta, dal giornale di cui dirigo, perché una persona per bene come te merita il rispetto di tutti quanti noi.